vediamo che cosa possiamo fare insieme, perché ora parlo insieme, da solo non ha senso, insomma. Quindi lascio 5 minuti, penso, 5, massimo 10, possiamo massimo 10 e poi cerchiamo di stare insieme. Il video poi ha detto che possiamo pure sforare le 11, ma devo. Ok. Però, dopo a dividersi chi è chi va, mettiamo un po' di euro per uno. Mettiamo un euro per uno e uno e andiamo a fare la stessa figura che fa lo Stato. Mille lire. Questo che farà valere adesso è un diagramma, diciamo, molto come uno schema molto semplificato di come funziona il sistema monetario oggi. Molto semplice, niente di. Allora, in qualsiasi economia, qualsiasi economia del mondo, ci sono sempre tre settori, non ce ne sono altri. Uno è il governo, uno è il settore privato e l'altro è il settore estero. Allora, come ha detto Marco prima, sostanzialmente il ruolo del governo, che è il Ministero del Tesoro più la Banca Centrale, raggruppati, diciamo, in un unico conglomerato governo, ha due funzioni sostanzialmente, cioè quello della spesa e quello delle tasse. Molto semplice. Il deficit di bilancio è sostanzialmente questo, abbiamo detto prima, il Fato spende 100 e tassa, non so, 80, qua rimane. Va a più 20, poi di come vengano distribuiti questi 20 è tutto un altro discorso di redistribuzione della ricchezza, che in Italia, diciamo, è un grosso problema. Il 10% delle famiglie detiene il 46% della ricchezza, e ci sia un problema di distribuzione fuori di dubbio, quindi dice, qua non lo nego assolutamente, anzi è uno dei problemi che andrebbe immediatamente affrontato. È ovvio che se questo ha più 20 c'è un meno 20 da qualche altra parte, per forza, che dà saldo 0. Ok? E questo è il famoso deficit di bilancio, no? E il pareggio di bilancio è ovviamente questo. Spendo 100, tasso 100, qua vado a 0, qua vado a 0. Cosa mi rimane in tasca a me? Nulla. Con che cosa la faccio la spesa? Non ne so. Con che cosa mando mio figlio all'università? Zero, con che cosa pago le cure alla nonna? Zero, non niente. Vado dalle banche private. No? E quindi aumento il mio debito con le banche private. Non aumenta il debito dello Stato, aumenta il debito privato, quello che è la causa dell'attuale crisi economica. L'esplosione del debito privato. E lo dice anche la Commissione Europea, lo dico insomma. Anzi, la Commissione Europea dice addirittura altro. In un report del settembre 2012 la Commissione Europea ha detto esplicitamente che il debito pubblico italiano, che tutti dicono no, troppo elevato, insostenibile, bla 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 bla, la Commissione Europea nel report sulla sostenibilità fiscale settembre 2012, pagina 39, pagina 42, dice che l'unico debito sostenibile, sia nel breve che nel lungo, quindi in tutti e due i lassi di tempo, l'unico debito sostenibile di tutta l'area dell'euro, e non solo, anche dell'Unione Europea, è quello italiano. Quindi c'è qualcosa che non torna, insomma, con quello che ripetono, vari Ballarò, vari Flores, vari Santoro, vari Nove, Favalli, eccetera, eccetera. Poi, questo è il pareggio di bilancio, e questo è il surplus. Però, spiega perché è fuori. Il surplus di bilancio è quando perché spendo. Sì. No, perché dicevo quello? Perché il surplus c'è la riserva privata che è superiore. Ah, sì. Cioè, diciamo che ci sia una. Come dire, una grande influenza di elite private, elite capitalistiche private, molto, molto influenti qua dentro. Questo ci sta, diciamo, dai tempi di Marx, insomma, già Marx lo diceva. Ne parlava già prima della descrizione del capitale. Se porti Valerio sul sentiero del tecnico ti seguirà fino agli abissi. Non c'è bisogno, perché altrimenti poi andate da soli. No, non mi ha detto, perché insomma non è il caso. No, qua c'è. Perché lo dicevo? Perché sennò sembra che lo dice. Sì, è ovvio.
quello che sto facendo una semplificazione per permettere a tutti di capire, insomma, se no ce la raccontiamo in due e poi non è il caso. Qua vado a meno 20, quindi io se prima avevo al massimo, che ne so, qualche euro in saccoccia che me era rimasto, qua me lo levano. Però lo Stato è ricco, lo Stato ne sta più venti, ha fatto il surplus, è virtuoso, no? Come dico, è virtuoso. Questa è una follia pura. Dunque, ci trovò Clinton a fare questa roba qua, ci trovò Clinton nel 98, e l'economia statunitense crollò in una, diciamo, in una spirale recessiva non indifferente, tanto che la crisi del 2007 doveva iniziare nel 2000, poi c'è stata la guerra in Iraq e guarda un po'. Però questi sono altri discorsi. E questo sostanzialmente come funziona lo Stato con la spesa, le tasse, il deficit di bilancio, il pareggio di bilancio e il surplus di bilancio. Ma c'è anche questo che abbiamo detto prima, che è ovvio che lo Stato commercia con l'estero, ha dei trasferimenti di capitale con l'estero, è ovvio quindi che sulla strada che stiamo percorrendo noi, cioè quella del pareggio di bilancio, no? Tipo zero, qua zero, no? L'unico modo per andare a un più qua, qualcosa in più che mi rientra in tasca, è ovviamente l'export. Questa è l'importazione e queste sono le esportazioni. No? Io esporto di più di quello che importo e qua, non so, per esempio, vado a 100, ma vado a 80 e qua ho un più 20. Buono. Il punto è oggi che se noi ci dobbiamo costretti appunto da questo meccanismo qua che è quello dell'euro, che ha cancellato questo, l'euro ha cancellato di fatto il governo, quindi la spesa pubblica, del governo, la spesa pubblica, no? Io per avere il più 20, poi sono costretto a esportare. Il punto è, non potevo svalutare il cambio, il tasso di cambio, perché ho l'euro che è un regime di cambi fissi, quindi non posso muovere il cambio dall'euro tra Italia, Francia, Germania e Spagna, non posso muovere il cambio sempre uno a uno, un euro in Italia vale un euro in Spagna, che vale un euro in Germania, che vale un euro in Grecia. L'unico modo che ho per fare questo è svalutare il lavoro, cioè se non si svaluta la moneta si svaluta il lavoro. Non lo dico io, l'ha detto anche Fassina da Santoro. Vi riporto a un caso classico. Negli anni 80, se un paese andava in crisi, risultava estremamente conveniente andare a farci le vacanze, perché la nostra moneta era più forte. Un paese era in crisi, c'è una svalutazione della sua valuta, in questo modo diventa più competitivo e può recuperare dalla crisi. Con la situazione attuale, la Grecia che va in crisi aumenta, quindi per me italiano che vado in Grecia io spendo di più. Ma se tutto costa di più, come faranno a riprendersi se non possono svalutare? Ecco, andranno sempre più in crisi. Ma infatti anche questa leva viene utilizzata per i cambi import-export che dicevamo prima, perché gli stati riducevano il loro valore della moneta, diventavano competitivi sui mercati esteri e di conseguenza ricevevano maggiori acquisti da parte degli stati esteri. Certo, ovviamente. Anche accettando, ultima considerazione dell'albo, anche accettando che questa cosa sia accettabile, c'è un altro punto che è quello che porta a Bagnani. Il paese virtuoso è quello che esporta, ma se fossimo tutti virtuosi esporteremmo il valore pubblico. Quindi è ovvio che se qualcuno vince gli altri stanno perdendo, perché i soldi sono sempre quelli che passano da parte all'altra. Se qualcuno incassa, qualcuno paga. C'è sempre una partita doppia: se c'è un debito c'è un credito, se c'è un'importazione c'è un'esportazione. Perché siamo in un regime di moneta unica. Se ognuno avesse la sua moneta, la moneta potrebbe aumentare e quindi non ci sarebbe più la partita doppia così pulita tra diversi stati. Quindi, eliminato questo, eliminata la flessibilità del cambio, cioè il cambio che svaluta, rivaluta, non vuole. Qual è l'unico modo per fare questo? Distruggere i salari. Certo. Non c'è altro modo, non posso svalutare il cambio, non posso usare la spesa. Distruggo i salari, ma io oggi con chi competo? Con il Bangladesh, con l'India, con il Sud America, con la Cina e con l'est di Grecia.
Ce lo vedete un operaio italiano a 200 euro al mese e un piatto di riso? Uno. Due. Se anche ce lo vedete, questa cosa distrugge la domanda aggregata. Esatto. Quindi le aziende non si prenderanno mai sul mercato interno, che esatto, l'economia sana è più del 90% dell'economia. Noi stiamo facendo tutto questo ragionamento su un marginale, mentre il 90 e passa per cento dell'economia sta crollando, perché crolla la domanda, in quanto non ci sono più i salari. Infatti il rischio più grande di questo sistema è la deflazione, per le aziende italiane. Cioè, produrre un prodotto che domani costerà meno di quanto lo dicevamo prima. Cioè, avrà un prezzo di vendita più basso rispetto al costo che prezzo. Combattiamo l'inflazione, ma l'inflazione in sé non è negativa, anzi, la deflazione è negativa. Allo stesso modo, c'è un altro esempio che portava Basnard, che era molto semplice, sul debito pubblico. Se il debito pubblico è un problema, perché nessuno stato al mondo c'è il credito pubblico? Contrario. Ce n'è praticamente uno che ha un bel credito pubblico, o almeno un debito pubblico quasi uguale a zero, che è la Norvegia, ma solamente per tutto il mondo, quindi tutto l'altro, visto che entra da questo, è conveniente per ripagare questo. Ma c'è un a livello europeo, insomma, c'è la Norvegia, ma un caso su tutte le altre cose del mondo. Allora, questa è la piani, diciamo, di come funziona questa roba qua e come funzionava, diciamo, l'Italia con la lira prima del 1981, che per motivi di tempo, diciamo, non ci entrerò. Dunque c'era il governo che emetteva la sua moneta, la sua valuta, andava all'interno delle riserve delle banche, dall'interno delle riserve delle banche andava sui conti correnti delle famiglie, delle imprese, del dipendente pubblico, eccetera, eccetera. Molto molto semplice, il governo aveva il monopolio della sua valuta. Era lui che metteva semplice. Esattamente. Un garantino dalla porta di più. Esattamente. Questo è l'euro. Ricordiamo che la BCE non compra titoli di Stato sul mercato privato, per cui i soldi che dà in prestito li dà le banche private, a cui poi vanno a bussare gli Stati. Gli Stati diventano un soggetto privato che in qualche modo rappresenta un insieme di famiglie. Non sono più un soggetto in controllo dell'economia, ma sono strumenti economici. Questo è vero all'atto pratico ed è vero all'atto politico. Un decreto di programmazione economica finanziaria, e questo lo diceva Tremonti, e quindi siamo sempre lontani dai rivoluzionari maoisti o marxisti, prima di poter portare alle Camere una finanziaria me la devo far approvare dalla Commissione europea e dalla BCE, se no neanche arriva al voto. E questo dipende dal Trattato di Lisbona, non da Maastricht. Sì, sì, dal Trattato di Lisbona. La Lisbona è, diciamo, confermato l'antica fiscal compact. L'ultima spada di Damocle che abbiamo da qui al 2034. Esattamente. Sì, questo è, diciamo, come funziona l'euro. Al posto dello Stato, del governo, c'è, cioè, la Banca Centrale Europea, che è totalmente indipendente da qualsiasi istituzione europea, quindi non è neanche controllata dalla Commissione. La Banca Centrale ha praticamente un comitato direttivo ed un consiglio esecutivo che sono totalmente indipendenti, anche se è composto, diciamo, da vari membri delle banche centrali dei singoli stati che fanno parte della dell'euro. In teoria chi li nomina? Da solo. Nominano, c'è un incrocio di nomine allucinante. Per andare a approfondire qual è la situazione delle nomine nell'Unione Europea, è ufficialmente i governi, ma dal momento che loro entrano o alla Commissione Europea o al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, sono totalmente svincolati dagli interessi del loro paese. Tenete presente che non fanno interesse della Commissione Europea, parliamo di un organismo non elettivo, puramente nominato, che ha circa 5.000 sottocommissioni. Il governo dell'Europa non è
eletto da nessuno. Democrazia. Il Parlamento europeo è privo di potere legislativo. Il Parlamento europeo può solo approvare le leggi proposte dalla Commissione europea. Se non le approva, la Commissione le può far passare d'accordo con il Consiglio dei Ministri d'Europa o le può emendare a suo piacimento, ma il Parlamento non ha neanche il potere di emendare una legge. No, posso anche dire sì. Emendare penso sì. No. Al massimo può dare indicazioni, ma le vendono in proposti, può proporre, ma non è detto che vengono accettati. Cioè può dire guarda, questa legge non mi va bene, io la farei così. Sì. Ok, non me ne frega un cavolo, grazie. Arrivederci. Consultivo. Sì. Sì. Consultivo. Possono soffrire dicendo qualcosa un po'. Sì. Quindi l'euro dalla Banca Centrale Europea viene emesso all'interno delle riserve di banche, che so che sono non solo banche, ma sono anche diciamo fondi speculativi, fondi pensione, fondi sovrani, insomma ci sta un bel po' di roba qui dentro. Le banche private, insomma, per semplificare, prestano i soldi agli stati che offrono dei titoli di Stato, con un determinato tasso di interesse di euro. Cosa? Per quarta mano, quella delle famiglie, no? Esattamente, cioè. Va detto che in questo caso i titoli di Stato rappresenteranno un debito vero. Un debito vero, perché quelli che. Per quali sono gli interessi? Esattamente, perché. Lo Stato che li prende in prestito, cioè non li emette più come faceva qua, poi. Quei soldi che prende il prestito, esempio 1000 euro, che dà poi alle famiglie, all'impresa, al cliente pubblico, eccetera, è ovvio che poi alla scadenza del titolo di Stato deve debitarli, ma non deve dare 1000 euro, 1000 euro è un tasso di interesse. Ecco perché e quindi è ovvio che aumenta la stazione di questo gioco, se ho capito bene, però la BCE dalle banche può comprare quei medesimi titoli di Stato. Se vuole, ma c'è sempre e sono quelli che vuole, gli stati che vuole. Quando lo fa la banca centrale. In realtà è bastato spesso l'annuncio della BCE che dice comprerò titoli di Stato italiani sul mercato secondario, lo spread va giù. Sì, esattamente. Non li comprano più, lo spread va su. E dobbiamo far cascare i governi. Ora, io personalmente non sono esattamente di destra, diciamo che sono più l'altro marxista, per cui di simpatia nei confronti di Berlusconi. Ma l'idea che Berlusconi sia stato fatto cadere da Draghi mi fa incazzare, ma mi fa profondamente incazzare. E poi c'è l'ultima cosa che sta dicendo, c'è sempre una clausola, cioè volendo anche che la banca centrale compri i titoli di Stato, no? Sul mercato secondario c'è una piccola cosa che non tutti hanno letto della banca, nel regolamento della Banca Centrale Europea, che si chiama OMT, Outright Monetary Transaction, che è praticamente la Banca Centrale Europea dice sì, io ti ricordo di Giuseppe, ma tu continua a fare cosa? L'austerity. Io ti ricordo di te, ma tu fai quello che ti dico io. Allora, a che serve comprare il titolo di Stato? Da qua nasce, ce lo chiede l'Europa. Ce lo chiede l'Europa. Il famoso vincolo esterno, no? Ce lo chiede l'Europa. Ma è quello che fa il Fondo Monetario Internazionale. Mentre Blanchard ha riconosciuto che il moltiplicatore della spesa pubblica esiste ed è molto maggiore di uno, capo monetarista del Fondo Monetario Internazionale, capo economista. Dopo aver riconosciuto quindi il Fondo Monetario Internazionale e la spesa pubblica è necessaria, il giorno dopo il Fondo Monetario Internazionale pretende l'austerity contro i suoi stessi riconoscimenti, contro quello che loro stessi hanno dovuto riconoscere essere valido. Ma adottare lo stesso sistema lo strozzino. Guarda, io tutto ciò ho tenuto fuori da questo discorso lo strozzinaggio. Perché se vogliamo parlare del bilancio, parliamo del MES. Quello è vero strozzinaggio. Tutta la spesa pubblica italiana sommata, dei comuni, delle province, delle regioni, con le auto blu e la sanità, tutti insieme fanno il 5% di
quello che ci costa ogni anno la somma di fiscal compact e MES. Sì, esattamente. Il 5%. Che se usciamo dal MES, per me possiamo anche avere il triplo dell'auto blu, avremo una quantità di soldi in più che non ci avete idea. Ma anche però gli hanno un la nostra parte. Non lo so, sempre per citare una cosa più odiosa, Neanche quello, perché se almeno avessimo dato questi soldi per salvarci da qualcosa, sarebbe stato qualcosa. Qualcosa è il MES. Le banche tedesche che andavano in ancora più perverso, il MES. Al di là di come era cambiato. Se andiamo a vedere come è fatto in teoria e non come è stato applicato per peggio, guardiamo come è fatto in teoria. Noi stiamo dando dei soldi che lo Stato prende a interesse delle banche private. Questi soldi costituiscono un fondo che viene gestito privatamente da soggetti nominati dalla BCE, che è nominata dalla Commissione, che è nominata da burocrati e da governanti, perché sono gli Stati, non li eleggiamo comunque. Quando sono nominati dagli Stati ci si scorda che erano nominati dai governi degli Stati. Noi stiamo dando, approvando il MES, abbiamo preso in prestito dei soldi dalle banche private, li abbiamo dati al fondo di gestione del MES e li abbiamo dati con la garanzia che possono continuare a chiedervi ogni anno nella quantità che vogliono loro senza che venga più votato, cioè in pratica abbiamo dato allo strozzino la firma sul conto corrente. Se dovessimo andare in crisi, loro ce li danno? No, ce li presta l'interesse. E ha messo che la Germania non ha mai rinviato gli stessi trattati. La Germania si è rifiutata, ha detto che ripassa per tutto e che ogni volta decido. E per la Corte Costituzionale tedesca, se essa dice rimane bene, perché la Corte Costituzionale tedesca è anche, diciamo, più uguale degli altri, più uguale della Corte Costituzionale. Questa è una delle storture più allucinanti, ma ancora è quasi secondaria, nel senso, anche senza il MES saremo comunque nei casini. Sì, sì. Il MES è un'altra mazzata tra capo e collo di quello che ci sta massacrando e che da solo ci costa più di tutto il resto della spesa pubblica per la pubblica amministrazione. Il MES riassunto in due battute è: io prendo i soldi in prestito per darle dare al MES, il MES se io sto in crisi mi presta i stessi soldi che io gli ho prestato. Con il ricatto politica e degli interessi e con il ricatto di continuare sulle politiche della terra. E in più con il permesso di prenderli a piacere senza che io possa più votare o decidere di no. Esatto. Perché se io nomino un governo che a loro non piace, il domani mattina lo devo fare cadere perché altrimenti rischio veramente totale fallimento. Come se ne esce? Era la domanda di prima. Come se ne esce? Allora, il Trattato di Lisbona è un mattone che se non avete provato a scaricarlo, scaricatelo, e vi accorgete che servono 5 minuti solamente per scaricarvi il PDF. L'ho letto tutto, ci ho messo settimane, ed è stata veramente un'ammazzata, è allucinante, pieno di riferimenti incrociati, è stato disegnato apposta per essere inemendabile, e lo dicono quelli che l'hanno scritto, non io. È stato scritto apposta in quel modo per non essere emendabile. Paolo Amuso diceva che se la storia ci ha insegnato qualcosa è che i trattati, quella che ha denunciato, se la storia ci ha insegnato qualcosa è che i trattati non si riformano, i trattati si stracciano e si rifanno. Ci sono, io vedo, quattro possibili vie d'uscita da questa situazione. Per una rivolta, per una via d'uscita politica, recitiamo dei trattati, per cosa si rifanno. Una via d'uscita per una rivolta di strada sanguinaria di ideali, una via d'uscita per una rivolta di strada sanguinaria per fame e una via d'uscita per guerra. Chiaramente il sangue che viene versato per strada non è mai quello dei banchieri, è sempre quello dei poveracci, quindi è quanto più opportuno possibile cercare di uscire per via politica. Politicamente noi abbiamo una sola possibilità, non possiamo andare contro l'Europa, ma possiamo rescindere i trattati. Volendo, se avessimo un Parlamento che fosse rappresentativo di italiani informati sulla questione, perché la maggior parte delle persone pensa che andare contro l'Europa sia una questione di nazionalismo nostalgico, in realtà è all'opposto, come ricordava Nino Galloni, negli anni 70-80, quando non avevamo una moneta unica, collaboravamo con la Germania, ora sono nemici. L'Unione Europea ci ha reso nemici gli uni degli altri, mentre prima collaboravamo tra stati per mantenere l'un con l'altro le economie.
Quindi l'unica via d'uscita è quella politica di recessione dei trattati, una recessione unilaterale dei trattati. Ma uno Stato solo dovrebbe essere rivisto a livello... Ecco, questo è il discorso. Uno Stato può uscire. Allora, se uno uscisse, se esce un'economia di un forte calibro, di fatto crolla tutto il castello. Una delle economie che è stata più compressa dai trattati europei e era la prima economia italiana per circa, la prima economia europea per 20-30 anni, e che grazie all'unificazione dell'Europa e all'unificazione finanziaria è diventata una delle aree di coda. Se uscisse quell'economia, quella che è stata per tanti e tanti anni la più forte economia d'Europa, l'euro crollerebbe come un castello, ed è l'Italia. Noi abbiamo venduto alla Germania, venduto alla Francia, venduto alla Spagna di tutto. La livretta era quella che ci garantiva di riuscire a vendere. L'Italia della livretta, dove ci porta la livretta? L'euro forte ci sta impedendo di vendere qualunque cosa al di fuori dell'Europa, anche a livello globale. La moneta debole è un vantaggio nei commerci con l'estero. L'Italia è sempre stato un paese a forte trasformazione. Quelli che dicono che uscendo dall'euro sale la svalutazione del 30%, magari fosse. Torneremmo ai livelli pre-euro. Il problema semmai è che uscendo l'Italia crollerebbe l'euro e a quel punto dovremmo svalutare ancora di più. Quindi il problema del 30% di svalutazione è che non basterebbe. I terroristi dell'uscita dall'euro ci dicono che se uscissimo dall'euro arriveremmo ai livelli dell'Argentina, che è una cazzata, ma vi dico una cosa, magari fosse, perché l'Argentina è scesa sotto l'8% di disoccupazione. E oggi fa il 10-12% di anni. L'inflazione nominale, quella reale è del 18-20%, ma quella che viene riconosciuta internamente come assegnamento di contrattuale di aumenti di stipendi è dell'ordine del 20-22. Quindi anche lasciando perdere il gioco un po' fittizio dell'inflazione reale sganciata da quella nominale che serve per ridurre i debiti, il tasso di interesse sul debito estero, comunque sia, siamo in una situazione in cui gli stipendi crescono più dell'inflazione e la disoccupazione è sotto il 10%. Ma però io vorrei... Che brutta fine. Io vorrei chiedere una cosa relativa ai trattati, perché diciamo... uscire fuori dal trattato e rifarlo, no? Una ipotesi, significa non uscire dall'Europa, no? Ma ma cos'è l'Europa? Disegnarla, dell'Unione Europea. L'Europa è un'espressione geografica, quella che abbiamo adesso è un'espressione di una struttura burocratica che non è un'unità politica. Questo castello dei trattati ci porta a un soggetto burocratico di commissioni nominate prende non elettive fuori dal controllo, un governo finanziario degli stati membri. Non esiste, cioè l'errore più grosso è pensare che l'Unione Europea rappresenti l'Europa. In questo momento l'Unione Europea è una sovrastruttura burocratica che controlla l'economia, non è l'Europa. L'Europa è un'espressione geografica in primo luogo, culturale in secondo luogo, e non è mai stata politica. Siamo andati verso una strada di una divisione culturale che ci sta ponendo uno contro l'altro gli Stati europei. Sì, però la mia domanda è se uno decide e sarebbe possibile uscire, lasciare l'euro sì. Una volta entrati, perché sono pure quelli che non sono entrati, uscire dall'euro senza rimanendo e poi l'altra cosa. Così c'è di lì. No, l'Italia non è entrata, no, io parlo degli stati che sono entrati, che stanno già dentro. Uscire dall'euro. L'uscita dall'euro è volutamente molto fumosa sul trattato di Lisbona. E comunque noi abbiamo accettato una buona parte di quei trattati. Quindi in ogni caso dovremmo recedere e poi contrattare un nuovo ingresso. Diciamo anche un'altra cosa, sì, sarebbe possibile, dovremmo recedere dai trattati e poi contrattare un nuovo ingresso a condizioni diverse che andrà allo stesso livello di Inghilterra e compagnia. Ma diciamo anche che se fosse possibile a questo punto contrattare i trattati perché siano democratici invece di essere una piramide burocratica dove il voto è al computatore, faremmo un grosso affare. E lo dico per andare nella direzione dell'Europa. Cioè, se io voglio la fine di questa Unione Europea, l'ho detto prima, non so di destra, sono marxista, quindi sono necessariamente internazionalista.
se voglio la distruzione di questa Unione Europea è perché previene qualunque forma di internazionalismo. Qui abbiamo un governo finanziario sovranazionale che controlla gli stati non più sovrani. Nessuna democrazia è sovrana, non è la BCE, è la Commissione Europea. Da una forma di colonialismo moderno, diciamo così, quello che è venuto nell'Ottocento. Sì, abbiamo la compagnia di tutto il governo. La stessa funzione. Un coordinamento di paese. Queste sono cose che, da quanto ho capito, due ore sono poche. Due ore è anche un incontro solo, poco, se vogliamo. Perché... Quindi la prossima volta partiamo proprio dalla mattina. Sabato e domenica. Dai, giudizio, vuoi male. Materiale che vedete, grazie a Dio, viene al tanto, quindi ne sono tanta buona volontà. Come dice Lele, sapete, c'è il salto materiale e aiutiamoci a darci, a scambiarci il materiale anche autorevole, perché c'è anche tanta mondezza. Assolutamente. Quindi cerchiamo di aiutare, e quello è un po' il senso del gruppo.